di un nuovo video. Oggi canterò una canzone. Oggi andremo a fare le reginelle, questo biscotto tipico siciliano, mi pare. Sono questi biscottini di pasta frolla che vengono completamente ricoperti da sesamo, che noi chiamiamo sciopino. E quindi poi vengono abbastanza croccanti, con questo sapore che il sesamo dà inconfondibile. Adesso vediamo la grafica con gli ingredienti, dopodiché iniziamo con la preparazione. Abbiamo qui quindi burro morbido, cubettoni e zucchero. Iniziamo ad impastare. Andiamo con i tuorli. Adesso in due volte aggiungiamo la farina 00. Trasferisco l'impasto sul tavolo. Diamo un'impastatina veloce così. Ok, adesso vediamo che l'impasto è abbastanza omogeneo, quindi si sono legati per bene tutti gli ingredienti. La impellicoliamo e la lasciamo in frigorifero per almeno 2 ore. Perfetto, una volta che la nostra frolla è abbastanza fredda, spolverata leggera di farina, diamo una piccola impastata. Formiamo un salsicciotto. Tagliamo dei pezzettini. Qui abbiamo il sesamo, al quale aggiungiamo un goccino di acqua, poca, poca alla volta, e diamo una girata. In questo modo il sesamo sarà abbastanza umido e si attaccherà perfettamente al biscotto. E andiamo in una teglia con della carta da forno. Adesso andiamo in forno statico preriscaldato a 180 gradi. Dopo 20 minuti le reginelle sono cotte. Ok picciotti, siamo giunti alla prova dell'assaggio. Questi biscottini cascano proprio a fagiolo perché è l'ora del caffè. Io non prendo caffè, però è l'ora del caffè. Adesso vediamo come sono dentro, assaggiamoli. Picciotti molto buoni, croccanti, friabili, anche se non abbiamo utilizzato ammoniaca né lievito per dolci, ma appunto utilizzando molto burro, tuorli, il grasso ci aiuta a trovare proprio questa friabilità. Sono molto semplici e quindi picciotti, provateli. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, accendete la campanella per rimanere sempre aggiornati su nuovi video, seguitemi su Instagram e ci vediamo alla prossima. Ciao!